quali sono gli obiettivi del corso. Noi ci poniamo contemporaneamente due obiettivi a livello didattico: analizzare il più possibile scientificamente quelle che sono le istituzioni di questa epoca, che è l'epoca del capitalismo assoluto, e contemporaneamente però valutarle in termini etico-politici per elaborare una progettualità futura che voglia superare il presente. Noi non ci accontentiamo di descrivere il presente, vogliamo a partire dal presente proporre un progetto che possa disalienare, che possa riproporre una nuova comunità, che in poche parole dalla spinta anticapitalista ci porti ad una nuova dimensione economico, sociale, storica e politica. Da un punto di vista didattico noi abbiamo un percorso spirale ciclica. Cosa vuol dire? Che noi possiamo anche ripetere 100 volte un concetto nell'arco delle 8 lezioni. La nostra velleità sarebbe che ogni volta che citiamo un concetto esso si presenti più arricchito rispetto alla volta in cui è stato precedentemente detto. La formazione è rivolta fondamentalmente ai militanti e agli associati di Caposaldo, però si rivolge anche al territorio. Infatti qualche persona non di Caposaldo, e vi ringrazio che sono presenti, possono benissimo partecipare. Il corso è programmato in 8 lezioni, 5 sono ormai passate in giudicato. La lezione di odierna è la sesta e tratta di elementi di capitalismo finanziario, cioè ci occuperemo della terza modalità fenomenica della moneta, che è quella della transazione, che è quella che riguarda lo spostamento e la compravendita di strumenti finanziari. Io vorrei sapere se alcuni di Caposaldo sanno quali sono invece le prime due modalità fenomeniche della moneta su cui abbiamo sviluppato i primi corsi e le prime lezioni. Non risponde nessuno, diciamo noi, la moneta in quanto emissione e la moneta in quanto prestito, che sono appannaggio del ciclo monetario messo in opera da banche centrali e banche commerciali. Ecco, capitalismo finanziario presuppone un minimo di conoscenza però dello strumento con il quale la finanza mette in opera le sue azioni, che è la moneta. Facciamo un ripassino su cos'è la moneta a livello generale. La moneta a livello generale, cioè quella odierna, ha le tre caratteristiche evidenziate nel colore rosso. All'oggi la moneta purtroppo è una fattispecie economica, e uno dice ma è ovvio che la moneta è economia, e invece la moneta teoricamente, se è sana, non deve essere economia, deve essere null'altro che un misuratore del valore economico, che è altra cosa. 35 euro costa questo tavolo. Il dato economico è il tavolo, non la moneta. La moneta misura soltanto quanto costa il tavolo. E invece all'oggi la moneta non è una fattispecie giuridica, come dovrebbe essere se fosse sana. È invece una fattispecie economica che attraverso i debiti pubblici e i debiti privati è usata come strumento di ricatto per economie nazionali, per famiglie, piccole imprese e anche persone singole. È una moneta malatissima e patologica perché è una moneta che ha un valore a debito. Tutta la moneta circolante nel pianeta Terra è una moneta strutturalmente debito. Perché è una moneta strutturalmente debito? Lo dovremmo già sapere, perché viene emessa dal nulla e viene prestata dal nulla. E vedremo stasera, è transata a partire da una moneta che anch'essa viene dal nulla. Rosso più scuro è l'elemento caratteristico che a noi interessa particolarmente stasera, perché se non capiamo cosa vuol dire moneta merce non possiamo parlare di cosa sono le borse, di cosa sono gli attacchi alla valuta, di cosa sono quegli strumenti finanziari come i derivati che affossano economie nazionali o le ricchezze dei popoli. La moneta merce è la moneta a debito che si genera da sé, viene dal nulla. Certo, il soggetto è il banchiere che fa generare dal nulla questa moneta.
è una moneta che si moltiplica virtualmente, ma va concretamente a danneggiare le economie nazionali o le economie produttive, che apro una parentesi, non è che sono sane nemmeno loro, perché l'impresa capitalistica produttiva ha del marcio pure essa, però lo vedremo nella prossima lezione. Ma anche non fosse un'economia capitalistica quella a cui va a inferire questa moneta, la moneta attuale è una moneta che si genera da sé, si moltiplica virtualmente ed è strutturalmente a debito, sempre e comunque e dovunque. Quando parlo di dovunque intendo tutto il pianeta Terra. Non ci sono monete sovrane in giro per il pianeta Terra. Qual è il crimine capitalistico di cui è portatrice sana essa, che va spiegato in modo preliminare prima di parlare del capitalismo finanziario? È il parassitismo. Gli altri due crimini sono lo sfruttamento e l'alienazione. Il parassitismo, che è il tipico crimine di cui è colpevole la moneta attuale, quella gestita da banche commerciali, banche centrali, fondi di investimento, assicurazioni, banche internazionali, eccetera, eccetera, ha come sue caratteristiche fondamentali il dolo, cioè quella di essere una moneta che viene messa dal nulla, viene prestata con una moltiplicazione virtuale e viene transata fra le borse. Cioè è ovvio che vado via velocemente sul fatto dell'emissione dal nulla e del prestito con moltiplicazione virtuale, perché sono cose già spiegate in lezioni precedenti. Se per caso aveste dei dubbi, ricordo che nel sito di Caposaldo ci sono gli audio video già ben preparati da Paolo Vecchi, che ringrazio per l'occasione, su cui ci si può andare a chiarire le idee sul perché la moneta è strutturalmente debito in quanto emessa dal nulla o prestata con moltiplicazione virtuale attraverso lo stratagemma legale della riserva frazionaria. Altra caratteristica con cui il parassitismo si realizza è l'inganno. Antropologicamente il cittadino globale, che fa parte del sistema del capitalismo assoluto che permea la pianeta Terra, è facilmente manipolabile, perché nello smarrimento, nella insicurezza, nell'alienazione, nella precarietà, è facilmente circuibile con una promessa di una ricchezza che è quasi sempre impossibile in un futuro che non è mai raggiungibile, cioè il futuro di una ricchezza impossibile. Ecco perché hanno tanto successo gli strumenti finanziari, ecco perché da 4 secoli i piccoli risparmiatori sono sistematicamente carne da macello per le borse dei valori e degli strumenti finanziari. Per ogni risparmiatore che diventa ricco ce ne sono 99.999 che si impoveriscono, eppure tutti e 100.000 riproducono questa idea di una promessa di ricchezza impossibile che mi spingono a dover investire in borsa o a destinare linee di risparmi. Poi c'è la dissimulazione, che è un po' la caratteristica dei media, dei servi di regime, dei quotidiani, delle scuole, dei giornali. O viene negato il dolo, o quando anche venisse accettato c'è un'accettazione passiva. Sì, i banchieri e le multinazionali sono così potenti che sono troppo piccino per combatterle, e allora passivamente e in forma rassegnata accetto il sistema. Quello a cui posso tendere io è una sopravvivenza biologica, tirare a campare. E infine l'aspetto della legalizzazione, insomma, c'è tutto un diritto nazionale e internazionale che comunque legalizza questi crimini, in particolare il parassitismo, il trattato di Maastricht, leggi che consentono l'esistenza delle banche centrali, leggi che consentono l'esistenza di banche commerciali, che se non ci fosse un diritto patogeno che glielo consentisse, sono associazioni per delinquere, né più né meno che le cosche mafiose. E al confronto le cosche mafiose, prendetemi alla lettera, sono una banda di scolacci da oratorio. Cioè è un galantuomo Totò Riina al confronto di Mario Draghi o di un qualsiasi banchiere commerciale. Per finire, scusate un attimo, per finire voglio ribadire che
la moneta odierna è studiata in modo così geniale da chi la propone, da chi la immette, che è al tempo stesso il mezzo di vendita e fine. Cioè una moneta strutturalmente debito che riproduce se stessa, ingannando miliardi di persone, depauperando popoli, ricattando economie nazionali, al punto tale che lo strumento diventa l'obiettivo, confondendosi. Parliamo di capitalismo finanziario e a carattere generale dobbiamo dire cos'è la finanza. La finanza è un misto tra investimento e transazione di moneta. Io investo, quella moneta deve transare da un punto A a un punto B, non rimane mai ferma. L'unico momento in cui la moneta rimane ferma è nei famosi paradisi fiscali, che tra l'altro stanno anche andando fuori moda. Altrimenti, nei giri di borsa, la moneta gira incessantemente. Investo, transa la moneta, transa, investo. Poi i pesci cani gettano la rete e drenano. Chi sta sul lastrico? Il 99,99% dei risparmiatori o degli investitori. Questa è la statistica, è di 4 secoli di esistenza di borse e valori. Gli strumenti fondamentali con cui funzionano le borse e valori, con cui funziona la finanza, sono gli strumenti finanziari, che sono un sottoinsieme dei prodotti finanziari. Non tutti i prodotti finanziari sono strumenti finanziari, per esempio la carta di credito o questa moneta qua sono prodotti finanziari, però non sono strumenti finanziari usati dalle borse valori, quindi non saranno oggetto. Questo è 50 euro con cui dovremmo poi pagare l'affitto alla sala. Non sono però strumenti con i quali l'alta finanza mette in opera i propri crimini legalizzati. Vedremo poi in ultimo una serie di strumenti finanziari che abbiamo messo giù in lista io e Luca quando abbiamo preparato la lezione. Questi strumenti finanziari nella gran parte dei casi sono lucrativi, cioè sono investimenti che hanno come scopo teorico quello di aumentare la moneta stessa. Solo una parte di questi investimenti attraverso strumenti finanziari sono legati invece a società che producono merci o servizi. Teniamo presente che le ricchezze produttive del pianeta sono uno, le ricchezze virtuali invece messe in atto dall'alta finanza sono 20. C'è un rapporto di 1 a 20, ecco perché il capitalismo finanziario è molto più potente di quello produttivo. Il capitalismo produttivo, per quanto marcio sia, prende comunque gli ordini dalla finanza e dal capitalismo finanziario, e per un motivo ben preciso. Questa sedia ha un valore sociale, questo tavolo ha un valore sociale, ma chi gli dà valore? La moneta che viene emessa ed immessa dal sistema bancario globale. Ecco perché c'è il coltello dalla parte del manico il capitalista finanziario. Capitalista produttivo per quanto complice, e dopo è scontato che questo banco sia prodotto da una multinazionale, però non da un artigiano locale, per quanto complice è sicuramente meno potente. Cosa è la banca? A noi questa sera la banca interessa soltanto come interessa soltanto, soprattutto come la terza caratteristica indicata nella slide, cioè come intermediatrice finanziaria. La banca commerciale è quella che a me, piccolo investitore, piccolo risparmiatore, procede nel mettersi in contatto con la borsa per farmi avere il titolo che interessa a me, che è l'azione della tal società, o soprattutto il bot del titolo di Stato di quello o quell'altra moneta. Però teniamo presente che fondamentalmente la banca è soprattutto un ente parassitario sociale ed economico.
Questo sia che sia una banca centrale, sia che sia soprattutto in questo caso una banca commerciale. Banche commerciali attraverso la riserva frazionaria, praticamente digitando al computer, creano moneta dal nulla. E poi con un clamoroso falso in bilancio, ce ne sono due di clamorosi falsi in bilancio per quanto riguarda la moneta. Uno è il falso in bilancio delle banche centrali, che appostano al passivo la moneta emessa. Nel bilancio invece delle banche commerciali, il clamoroso falso in bilancio è che non viene menzionata l'origine della moneta con cui io, banchiere commerciale, presto a te 50.000 euro per comprare il bilocale in via Bartolomeo Colleoni. Non menzionando la genesi della moneta, che è dal nulla, ecco che i bilanci delle banche commerciali sono equiparabili ai bilanci di un'impresa edile o di un negozio di fruttivendoli. Ma la cosa è clamorosamente sbagliata ed è clamorosamente falsa. Gli altri compiti della banca, vabbè, in banca soprattutto commerciale, la concede la raccolta di risparmi, che è l'elemento materiale su cui poi la legislazione costruisce lo stratagemma della riserva frazionaria per permettere a quella banca commerciale di prestare molti più soldi di quelli che non ha, e la concessione prestiti. Banca commerciale digita dal nulla e crea 100.000 euro, lo appresta al cittadino o all'impresa. Il problema è che al cittadino, la piccola impresa, quando deve ridare quei 100.000 euro, deve sudarli quei 100.000 euro. Il banchiere commerciale non suda niente, invece li crea dal nulla. Cos'è una borsa valori? Beh, la borsa valori è il fulcro del mercato finanziario. È il luogo, il collegamento tra tutte le borse, è il luogo in cui vengono veicolati, comprati o venduti gli strumenti finanziari, e tra gli strumenti finanziari ci sono quei titoli di Stato abbinati a tutte le valute nazionali, quindi valute estere, ma anche estere rispetto al paese in cui siamo. Io posso comprare titoli di Stato della Cina, della Russia, degli Stati Uniti d'America. Quei bond sono interpretati come valute estere, e soprattutto la borsa valori, tra le tante altre sue caratteristiche, ha anche quella di essere il mercato secondario di particolari strumenti finanziari, di particolari obbligazioni, che sono i titoli di Stato. Questo ho voluto ricordarlo perché già su questo passaggio dei mercati secondari agiti dalle borse in merito ai titoli di Stato ne abbiamo già parlato in lezioni precedenti. Cosa è il capitale? Attenzione, questa è una slide totalmente inedita. Qualcuno potrebbe dire: caro Paolo e cara Caposaldo, organizzate un corso di formazione per parlarci dell'attuale epoca, che è quella del capitalismo assoluto, ma ci hai messo 6 lezioni, perché questa è la sesta, per enunciare il concetto di capitale, senza il quale non potremmo parlare di capitalismo. Per quale motivo hai tardato così tanto per parlare di cos'è il capitale? Perché averlo enunciato prima sarebbe stato controproducente da un punto di vista didattico, non sarebbe stato propedeutico ad accogliere cognitivamente invece quello che adesso è importante capire, cosa sia il concetto di capitale. Perché il concetto di capitale, contrariamente a quello che noi pensiamo, noi uomini e donne comuni della strada, non è affatto primariamente un quantitativo economico. Il capitale non è un dato economico, fondamentalmente. Lo è secondariamente, ma io posso anche comprendere che il capitale sia un dato economico secondariamente, so ben presente però qual è il suo concetto di base, che non è affatto economico, ma è antropologico. Partiamo da lontano. Noi siamo all'interno di un'antieconomia che procede nelle sue modalità di sviluppo e di progresso dal loro punto di vista attraverso la legalizzazione di 3 proprietà.
tre proprietà private: proprietà privata dell'emissione della moneta, soggetto banca centrale, proprietà privata del prestito della moneta, banca commerciale, e proprietà privata dei mezzi di produzione, imprenditore capitalista produttivo generalmente inteso, o genericamente inteso, ok? Legalizzando queste tre proprietà, l'umanità, ammettiamo che i 7 miliardi di persone siano una, così almeno ci capiamo, l'umanità viene a spezzarsi in due tronconi. Il primo troncone è quello di colui il quale ha il possesso di queste tre proprietà private. L'altro troncone, l'altro pezzo di umanità, è quello che invece dipende da queste tre proprietà. Queste tre proprietà che danno luogo all'antieconomia capitalista, perché abbiamo già spiegato perché è un'antieconomia e non è un'economia il capitalismo, deve per forza di cose individuare nel mezzo capitale la modalità di riprodurre se stesso all'infinito. Io possiedo o la proprietà privata di emettere moneta, o la proprietà privata di prestare moneta, oppure la proprietà privata per produrre questo banco. Il capitale che io gestisco, che sono i locali, i macchinari e le persone che a differenza di me non hanno la proprietà privata della produzione di questo banco, ho la tremenda necessità di aumentare infinitamente il capitale di partenza, altrimenti muoio. Il capitalista, che può essere una buonissima persona moralmente parlando, nel momento in cui possiede privatamente o anche solo una di queste tre proprietà private, per forza di cose, antropologicamente divide l'umanità in due, dominanti e dominati, perché nel dover per forza necessariamente ampliare il capitale deve raggiungere un profitto, deve rendere tutti gli aspetti del suo capitale delle merci che servono a produrre merci, moneta merce, tutto il pianeta ridotto a merce, è questo il capitale, che allora non ha come valenza quella di essere un dato economico, lo è in seconda battuta. Attenzione, che è un passaggio fondamentale questo, eh? Il capitale è soprattutto un rapporto sociale. Il capitale non è una cosa che deve essere studiata dagli economisti di regime, fondamentalmente è una cosa che deve essere studiata, purtroppo, dagli antropologi, certo, gli antropologi seri. È un dato antropologico il capitale. E io personalmente, ma anche Caposaldo penso a sto punto, non ringrazieremo mai abbastanza Costanzo Preve e Diego Fusaro per avercelo ricordato questa cosa. Se io dico che una società ha un valore di 180.000 euro nelle sue 35.000 azioni, dico una cosa giusta, sì, ma non è la cosa decisiva e non è la cosa importante. Perché prima di dire il dato economico di quel valore di quanto, 35.000 euro, ho detto, bisogna ricordare che quel capitale è un dato antropologico configurabile come un rapporto sociale tra dominanti e dominati. E questa frattura a livello sociale tra dominanti e dominati è una frattura che avviene anche personalmente all'interno di qualsiasi appartenente al genere umano. Qualsiasi di quelle singole 7 miliardi di persone vive questa frattura interiore prima ancora che a livello storico-sociale, ed è la frattura che dà luogo a quel particolare concetto che è il terzo crimine, che è l'alienazione. Cioè, in poche parole, negli ultimi 4 secoli noi vogliamo vegetare all'interno del sistema capitalista? Dobbiamo allontanare noi stessi dalla nostra più genuina e primigenia natura umana. Quindi siamo tutti alienati, dominanti e dominati. E poi all'interno dell'umanità ci sono pochi che sono sfruttatori e parassiti. E così ci capiamo un attimino su cos'è il capitale, che è un rapporto, che è un concetto soprattutto riferibile all'antropologia.
Il capitale è un rapporto sociale tra chi possiede quelle tre proprietà e chi non le possiede. Nella fase ultima del capitalismo assoluto, addirittura nei dominati ci entrano anche i piccoli e veri imprenditori, che tecnicamente sarebbero capitalisti. Però nella fase evolutiva, questo sistema antieconomico chiamato capitalismo vede l'alleanza tra alta finanza e grande capitale, che decide di ammazzare anche i piccoli e medi imprenditori. Vanno a prendere anche le loro piccole fette di mercato. E prendono i piccoli e medi imprenditori e li sbattono nel girone degli sfruttati classici tradizionali. Sottoproletariato, lavoro dipendente, liberi professionisti, quelli sono sempre stati dipendenti da capitale. Artigiani, commercianti. Poi è vero che ci sono alcuni liberi professionisti che sono più benestanti di alcuni operai, ma lì non cambia la questione. Qui stiamo parlando del rapporto di tutti questi ceti professionali e sociali in rapporto a chi detiene le tre proprietà. È arrivato a un punto patologico tale il capitalismo assoluto questa epoca, che anche addirittura una fascia dei loro figli, piccoli e medi imprenditori, vengono sbattuti a calci nel culo nel girone dei dominati. Questo crea delle contraddizioni all'interno dei piccoli e medi imprenditori, che sono in sofferenza tutti in questi ultimi decenni, ma ancora non riescono a cogliere che il loro stesso capitalismo li sta facendo ammazzare. Certo, non il capitalismo come termine astratto, agenti sociali del capitalismo assoluto, quali l'alta finanza e il grande capitale, multinazionali, banchi commerciali, fondi di investimento, gruppi assicurativi. Ecco, questo capitale, da un punto di vista tecnico, com'è che acuisce questa conflittualità a livello sociale, a livello storico, economico? Con degli strumenti particolari, le azioni e le obbligazioni. Allora, io ricordo che non tutte le società per azioni, comincio a parlare dell'azione, l'azione è una quota di capitale, penso che sia un concetto abbastanza semplice. Cioè, il capitale di una società è 100, divide in 100 azioni, e un'azione, una fetta di queste 100 azioni è configurata come una singola azione, è una quota di capitale. Non tutte le società per azioni sono quotate in borsa, bisogna cominciare a dire questo. Quindi non tutte le SPA rientrano nel ragionamento che faremo noi stasera, nei ragionamenti che faremo noi stasera. Perché le SPA quotate in borsa devono rispondere a determinati requisiti che tra l'altro non sono nemmeno di quali, nello specifico. Di solito sono grandi società comunque. L'altro strumento invece è l'obbligazione, che è un prestito che un investitore fa a una società nella speranza che questo prestito venga poi rimborsato a scadenza con un interesse aggiuntivo. Qual è il problema delle azioni e delle obbligazioni dal punto di vista della nostra prospettiva? È che fanno attacquire ancor più questa conflittualità sociale, perché va a irrobustire il capitale con il quale il capitalismo procede. Qualcuno potrebbe dire, sì, ma io conosco dei dipendenti che acquistano quote azionarie dell'azienda in cui lavorano, io conosco gente che lavora all'Enel che ha acquistato quote azionarie dell'Enel, conosco gente che lavora, non so io, nella grande multinazionale X e possiede nel suo portafoglio 100 azioni di quella grande multinazionale X. E allora io risponderò molto semplicemente: le forme con cui uno vuole suicidarsi sono infinite, e questa è sofisticata e sottile, ma rientra in questa casistica. Invece ogni dipendente, mi riferisco anche ai liberi, chi dipende dal capitale, mi riferisco non solo ai dipendenti in senso stretto, ma anche ai liberi professionisti, commercianti, dovrebbero un po' sganciarsi da questa logica delle azioni e delle obbligazioni con cui giocare in borsa. Però l'importante è capire il concetto. Questi due strumenti finanziari che sembrano neutri in realtà acuiscono quel conflitto sociale su cui è strutturato il capitale, che è un dato antropologico prima ancora che economico. Ecco, io ora cedo la parola a Luca D'Ambrogio, che lavorerà su 5 o 6 slide. Grazie Paolo. Allora, io sono Luca D'Ambrogio, molti di voi mi conoscono, altri no. Sono un avvocato del Foro di Monza e sono un esponente di questo stato.
entriamo subito in media stress. Legalizzazione dei giochi d'azzardo dalla finanza. Sembra un titolo duro, ma come potete esaminare, come potete comprendere già dal primo argomento della slide, è un titolo che io definisco indulgente, sia per la locuzione legalizzazione, sia per la locuzione gioco d'azzardo. Partiamo dal gioco d'azzardo. In realtà nel gioco d'azzardo si partecipa volontariamente, inoltre una possibilità, certo, ridotta, di risultare vincitori c'è, nella finanza no. I popoli del mondo sono depredati contro la loro volontà e non hanno speranza di vincere, di guadagnare. Paolo parlava di parassitismo. È una forma di parassitismo, cioè una forma di parassitismo. Il fatto stesso che la ricchezza reale stia in un rapporto di 1 a 20 con la ricchezza fittizia, creata dal nulla, da chi ha il potere di farlo, significa che quell'euro che noi guadagniamo col sudore della nostra fronte, quell'euro vale un ventesimo. E significa che il giorno che queste persone volessero comprare tutti i beni del mondo avrebbero 20 volte il loro valore e potrebbero acquisirli in ogni tempo e in ogni momento. E anzi stanno cominciando a farlo. Legalizzazione, crimine legalizzato, una contraddizione in termini, un ossimoro? No. La legge dovrebbe essere in uno stato di diritto, in una democrazia, e gli stati occidentali tali si professano, l'espressione della volontà popolare, l'espressione della coscienza sociale. Quando un comportamento viene ritenuto dai cittadini un crimine, questo viene punito con una sanzione. Nei nostri ordinamenti molto spesso comportamenti che ripugnano la coscienza sociale, comportamenti che vengono ritenuti criminali, invece vengono legalizzati. Il crimine legalizzato esiste e ce lo incontriamo spesso. E questo perché c'è uno scollamento fra la volontà popolare e la legge poi è scritta con la L minuscola, ma bisognerebbe scriverla con la L maiuscola. Ma una legge che non è espressione della volontà popolare, la L maiuscola non se la merita. Perché c'è uno scollamento? Lo vedremo nelle prossime slide, ma in realtà, per citare Ovidio, chi ci governa è cameriere di altri poteri, di poteri finanziari. E ora passiamo agli strumenti finanziari. Allora, sono una categoria dei prodotti finanziari e si distinguono in titoli di massa e contratti derivati, secondo il nostro ordinamento giuridico. I titoli di massa sono azioni, titoli di Stato, obbligazioni. E già vi spiegava Paolo come l'azione sia uno strumento anch'esso per depredare. Per due ragioni. La funzione dell'azione sarebbe quella di finanziare un'impresa, un'attività socialmente utile, un'impresa produttiva. Cosa accade? Una proprietà diffusa fra i risparmiatori viene prevaricata e depredata dal gruppo di controllo della società, che si prende attraverso i compensi degli amministratori e l'amministrazione la quasi totalità dei benefici. Con il 10% di una grande società, ma anche con il 5, il 4, il 3, l'1, si controllano patrimoni enormi e si deprendono i risparmiatori, i proprietari della società, dando dei premi inauditi. Avete sentito cosa guadagnano certi personaggi? Cifre da capogiro. Il presidente di una nota casa automobilistica guadagna quanto un operaio ci impiegherebbe 600 anni per mettere questo reddito. E il meccanismo è questo. Il meccanismo è l'utilizzo di uno strumento per uno scopo che è contrario a quello che gli è proprio. Anche i titoli di Stato sono uno strumento finanziario per depredare le popolazioni, per il meccanismo del signoraggio che vi ha accennato Paolo. Lo Stato italiano, per esempio, dà corso legale all'euro sul territorio italiano. Quell'euro, senza la potestà legislativa dello Stato, sarebbe carta straccia. I cittadini italiani sono obbligati a prenderlo, ma quell'euro ci viene prestato e
quando questo euro viene emesso, noi emettiamo un titolo di Stato che ci indebita. E questa ricchezza viene incamerata dalla BCE, che è delle banche nazionali, che sono di banche private. E quindi la ricchezza, che è espressione della volontà della sovranità dello Stato, che dovrebbe arrivare ai cittadini, arriva da un'altra parte. Guardate che il debito è impagabile, perché per pagare questo debito bisognerebbe togliere il denaro circolante, e non basterebbe. E non basterebbe perché non esistono in natura gli interessi. C'è anche, ci sono anche i contratti derivati, sono i swap, sono i futures, sono combinazioni di contratti che hanno dei meccanismi di funzionamento che in realtà sono studiati a tavolino da matematici. I consulenti tecnici del tribunale, esperti, periti econometrici, non sono il più delle volte in grado di analizzare senza l'ausilio di un matematico. E sono uno strumento che avrebbe una finalità utile. Ci sono i derivati di copertura, un imprenditore che ha un mutuo con tasso variabile può scambiarlo con uno swap con un tasso fisso, paga un quid alla banca e la banca si assume il rischio del tasso variabile, l'imprenditore esercita la sua attività tranquillamente. E all'inizio il sistema bancario italiano, alcune banche del sistema bancario italiano hanno introdotto questi derivati e l'economia produttiva, la piccola e media impresa italiana ha trovato uno strumento utile. Poi però, siccome il meccanismo di funzionamento del derivato non è svelato ed è incomprensibile, sono stati ceduti ai comuni dei derivati ad alto rischio. Per chi era la parte diversa dalla banca. Spesso si sono verificate situazioni in cui la banca aveva 10 possibilità su 100 di perdere poco e 90 possibilità su 100 di guadagnare moltissimo, il che significa l'affondamento dell'impresa, e questa è una delle ragioni per cui abbiamo visto l'affondamento dell'economia italiana. Vi parlo dell'economia italiana perché è quella che noi tutti conosciamo, ma e forse anche perché esprime un peggio certi comportamenti, ma questo vale credo per l'intero mondo occidentale. Alla fine poi sono arrivati i derivati di finanziamento. Imprenditori che pensavano di aver sottoscritto in serie 3 derivati di copertura, a un certo punto si sono resi conto che non riuscivano più a pagare il loro debito con la banca. E perché? Perché avevano perso una scommessa che non potevano che perdere, perché avevano poi cominciato a pagare un debito enorme che non potevano pagare. Quindi degli strumenti che sono previsti dall'ordinamento con una funzione dichiarata sono stati utilizzati per una funzione recondita, antisociale, parassitaria, che ha portato un travaso di ricchezza dall'economia produttiva nelle mani delle piccole imprese all'economia finanziaria. Economia finanziaria che è un'economia parassitaria, come ci siamo detti. Sono una cosa. E la continuazione di questa premessa, la conseguenza di questa premessa è la finanza come strumento per depauperare i popoli. Perché noi viviamo tutti un lento stilicidio nel quale quotidianamente qualcosa viene tolto dalle tasche delle popolazioni e arriva nelle tasche dei ceti finanziari che ci governano, detto, non che detengono il denaro, perché oramai questo enorme potere economico è uno strumento di governo e di influenza sui poteri degli stati, al punto che con la convenzione internazionale che istituisce il mercato unico, è una divagazione ma dico il mercato unico fra l'Unione Europea e il Canada, le multinazionali assumono il rango di soggetti di diritto internazionale che possono evocare avanti una corte privata gli stati se con la loro legislazione, con il loro modo di applicare la legge nei tribunali, creano un danno alle imprese in
violazione dei principi liberisti che fondano la convenzione. Di qui, uno, non più la multinazionale soggetta al potere di imperio dello Stato, ma lo Stato che paga i danni alla multinazionale se non rispetta i principi liberisti. Due, chi partecipa a questa convenzione toglie alle popolazioni il diritto di scegliere la sua forma politica. O liberisti o si pagano i danni. La legislazione sociale deve scomparire. Il giorno che tutti gli italiani si dovessero svegliare socialisti, democristiani, decrescentisti e distributisti, non lo potrebbero fare. Sono obbligati per convenzione internazionale a mantenere una forma di Stato che prescinde dalla loro volontà politica. Ora, con gli strumenti di cui abbiamo parlato prima, spesso banche e potentati finanziari hanno sfilato dalle tasche dei risparmiatori del denaro su un piano, su un livello più piccolo, e c'è stata una reazione. Le banche hanno perso ogni credibilità commerciale, i risparmiatori si tengono alla larga con azioni e obbligazioni. E qual è stata la reazione? Il bail-in, ovvero sia anche chi dovesse decidere di tenere il denaro sul conto corrente, se la banca fallisce, perde ciò che ha oltre certi limiti. Quindi, nel momento in cui c'è una reazione delle popolazioni, dei risparmiatori, c'è uno strumento legislativo che coarta le volontà delle persone, si ottiene il medesimo risultato. La banca fallisce, il risparmiatore perde i suoi soldi. Il cittadino. Terzo slide. Le società di rating e il debito pubblico. Allora, le società di rating sono Standard Poor's, Moody's, Lagonga, Fitch, e sono uno strumento di controllo e di indirizzo dell'economia mondiale e dell'economia finanziaria, a vantaggio di chi le controlla. E abbiamo un intrinseco conflitto di interessi, perché in realtà questi hanno una sorta di ruolo di controllori, ma sono controllati da chi controllano, anche da chi controllano. Per esempio, Standard & Poor's è controllata da Morgan e Stanley, e però poi valuta la solvibilità di Morgan e Stanley. Ora, questo è un meccanismo perverso, che però è fondamentale, perché il meccanismo del parassitismo funzioni. È un darsi le regole e poi crearle proprio per poterle non rispettare, per barare al gioco. Altro slide. Ora, parliamo di leggi internazionali, lo facciamo non tecnicamente, cercherò di essere superficiale. Ora, uno degli strumenti a mezzo dei quali la finanza si sta affermando nel mondo, a mezzo dei quali sta togliendo democrazia degli stati, sono le convenzioni internazionali. La stessa convenzione, gli stessi trattati istitutivi di quella che ora è divenuta l'Unione Europea, sono trattati che vincolano fortemente le democrazie e ci tolgono fortemente la democrazia, al punto che nelle aule delle università oramai già si studia la post-democrazia, quindi la democrazia l'abbiamo già persa, dovremmo tornare a inseguirla. Per tanti profili. Innanzitutto prendiamo i trattati istitutivi della Comunità Europea, anch'essi una forma liberista. Il faro qual è? La concorrenza, la libertà del mercato, quindi il modello è liberista. Lo Stato deve avere certi rapporti fra debito pubblico, un debito pubblico finto, fra l'altro, perché siamo detti che se lo Stato invece di mettere un titolo di Stato e mettesse un euro, si arricchirebbe invece di impoverirsi. Ma comunque noi abbiamo un ceto politico che si deve uniformare a diktat che arrivano dai centri di comando della Comunità Economica Europea. E questa è una grave limitazione al potere degli Stati, maggiore di quello che crediamo. Perché? Perché in realtà oramai la più gran parte della legislazione italiana è attuata per uniformarsi a ciò che ci viene chiesto di fare dall'ordinamento giuridico comunitario.
In particolare, noi molto spesso in questioni fondamentali, in gangli fondamentali della società civile italiana, abbiamo una legislazione che si deve uniformare a direttive comunitarie, quando non ci sono regolamenti comunitari che hanno valore di legge diretto negli Stati. Anche su argomenti fondamentali della vita italiana. Ma come legifera l'Europa? Allora, c'è un Parlamento, è vero, ma ha dei poteri limitatissimi. Una commissione ha il potere di iniziativa legislativa, quindi il Parlamento non può decidere su cosa legiferare. Inoltre, quando al Parlamento vengono sottoposte delle leggi, uno può dire, beh, almeno però può dire se le accetto o meno. No, perché c'è un consiglio che ha una posizione paritetica al Parlamento europeo. Ora, questo consiglio è l'espressione degli Stati, di regola un ministro degli Stati. Da questo consiglio vengono scelti i membri della commissione, quindi chi ha potere di impulso delle leggi è scelto da chi poi le può approvare insieme al Parlamento. Il Parlamento ha al più un potere di veto sull'iniziativa legislativa di altri. Poi, quando vengono emesse le direttive, gli Stati vi si devono uniformare. Vedremo per esempio sul testo unico finanziario chi in realtà lo ha scritto e dove sta chi lo ha scritto. E per queste convenzioni internazionali siano una forte limitazione della democrazia dei popoli, ce lo dimostra l'esempio della Grecia. Se la comunità economica europea fosse una comunità, se l'Unione Europea fosse una comunità politica, quando un'importante regione di essa, la Grecia, va in crisi, tutti l'aiutano. E invece cosa è successo? La Grecia è andata in crisi, l'hanno strangolata. La Grecia è andata in crisi, ha avuto una reazione democratica, ha scelto una strada politica particolare, ma subito questo ceto politico è stato ricondotto all'ordine, con la forza dell'economia, con la forza del Fondo Monetario Internazionale, della Troica, che ha imposto certe scelte politiche per evitare il default, che però non è il default dell'Argentina, attenzione, il default in cui nessuno ha mandato le cannoniere a recuperare i debiti. Con la Grecia il Fondo Monetario Internazionale ha cominciato a dire nelle transazioni commerciali con la Grecia non mandate i soldi. Quindi un passo in avanti, tale per cui il default di uno Stato viene equiparato al fallimento di un'azienda, i cittadini smettono di mangiare e i greci hanno smesso di mangiare, nonostante siano stati, tra virgolette, salvati con un nuovo prestito che però si paga in termini di rinuncia alla libertà politica, perché la Grecia si obbliga a fare riforme di segno liberista con l'idea che servono per fare salire con l'apparente motivazione che servono per far salire l'economia, ma in realtà per trasferire i beni di queste popolazioni a altri. Il Pireo, che fu di Pericle, è di una multinazionale cinese. L'aeroporto di Atene è di una multinazionale tedesca. Arriveremo a avere le strade di proprietà di potentati economici e pagare il pedaggio, e non siamo così lontani. L'Austria, che non è uno stato particolarmente indebitato, applicando una normativa europea, si è venduta alle montagne, quindi neanche nei boschi possiamo più andare. Cambiamo slide. La situazione italiana. Allora, io prendo una norma fondamentale in ambito della finanza, il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF. Una norma fondamentale regolamenta il meccanismo di funzionamento della finanza in Italia. È stata promulgata negli anni 90. Volete sapere il meccanismo? Una legge comunitaria ci ha detto qual era il contenuto.
Il Parlamento italiano dunque l'ha realizzato? No, delega al governo. Quindi già il contenuto della legislazione arriva da una democrazia così indiretta, quella comunitaria, da non essere più una democrazia, e non è l'espressione della democrazia italiana, il Parlamento, a legiferare su di essa. Ma voi pensate che abbia deliberato il governo? No. Viene nominata una commissione e un presidente. Il presidente è il direttore generale del Ministero del Tesoro, sapete come si chiama? Mario Draghi. Questa legge, il testo unico finanziario, è nota anche come legge Draghi. Sapete, è vero, dove è stato poi Draghi? È divenuto governatore della Banca d'Italia, ora è presidente della BCE. E anche passato da un nuovo ministero. Prima di fare Goldman Sachs. Io sono allergico ai nomi inglesi. Allora, volete sapere quali sono le linee guida con riferimento alle quali chi ha redatto questo testo unico si è dovuto uniformare? Legislazione semplice, e qui siamo italiani, non ci siamo riusciti, ma neanche volete ci siamo riusciti. I principi generali erano questi. I dettagli tecnici della dovevano essere, la legge doveva avere principi solo generali affinché i dettagli tecnici dell'autoregolamentazione arrivasse dai mercati. Quindi una legge che regolamenta i mercati, però nel dettaglio si autoregolamenta, consente al mercato di autoregolamentarsi, nonché dagli intermediari finanziari. Poi un rafforzamento delle governance delle società. Vi ricordate il meccanismo per cui gli amministratori delle società, espressione di un gruppo di controllo, ne prendono tutti i risparmiatori? Bene, per questa strada lo si è rafforzato. Obblighi informativi a tutela del mercato e a tutela degli azionisti di minoranza. Però queste due limitazioni dovevano essere attuate senza limitare l'autonomia contrattuale delle società e la loro capacità di produrre ricchezza, che per una società finanziaria che crea solo ricchezza di carta è veramente un sì. E qui arriviamo al punto di partenza. Avete visto, si chiama legislazione italiana, ma viene da lontano, e non l'ha scritta chi rappresenta la democrazia italiana, ma qualcuno che è l'espressione, il delegato di poteri che governano il mondo. Non a caso 40.000 persone hanno il 90% delle ricchezze, 7 miliardi si spartiscono il restante 10, nemmeno tanto e quanto, anzi per nulla quanto. Quindi ci ritroviamo con una sovranità popolare sempre più limitata, ci troviamo in una situazione nella quale non si può più parlare di funzionamento democratico degli stati occidentali dello Stato italiano. E per chiudere il mio intervento vi parlo dell'esempio dell'Italia nel 2011. Berlusconi nel 1994 ottenne da Morgan Stanley un prestito, però doveva pagare una grossa penale nel caso in cui il debito pubblico italiano fosse stato declassato sotto una certa soglia. Nel 2011 Standard & Poor's declassa il debito pubblico italiano. Vi ricordate che il rapporto fra queste due società di cui vi ho detto prima? Bene, la società di rating ha arricchito la società che la controlla, declassando il debito pubblico italiano oltre un certo livello e costringendoci a pagare una penale che Mario Monti si è affrettato a pagare nel rispetto di un contratto che francamente. Un'ultima considerazione sui media. Quanti italiani sanno che il governo Berlusconi, su spinta, è un fatto storico, non sto esprimendo una preferenza politica, su spinta di Tremonti attuò una legge volta a nazionalizzare la Banca d'Italia? E il terzo governo successivo a questo di Berlusconi, che fu l'ultimo governo politico che l'Italia ha avuto, abrogò. Quanti lo sanno? Nell'occasione il Movimento 5 Stelle diede l'assalto al Parlamento
sui giornali, proprio l'assalto del Movimento 5 Stelle al Parlamento, parlamentari, ma non una riga sulla ragione, l'abrogazione della legge che nazionalizzava la Banca d'Italia e che faceva ritornare per vie traverse in maniera inadeguata, ma poteva essere un primo passo, il meccanismo del signoraggio nelle tasche degli italiani. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione prestata. I giochi borsistici sono quei particolari giochi che permettono all'alta finanza di dominare il mondo attraverso lo strumento finanziario, attraverso la moneta. Per esempio con attacchi a valute ed economie nazionali. Voglio ricordare 3 anni fa l'attacco al rublo, voglio ricordare, ed è già stato ricordato, l'attacco alla dracma greca, ai titoli di Stato della Grecia che usa l'euro come noi. Mi veniva in mente il nome della precedente moneta, quindi è stato un lapsus. Ovviamente mi riferisco ai titoli di Stato legati all'euro usati dalla Grecia. Ha ricordato nel 2011 come Mario Monti abbia dovuto, ovviamente interessato, correggere a livello di legislazione il rimborso obbligatorio da dare alla Morgan Stanley in seguito al declassamento del debito pubblico, e questa è tutta un'opera di giochi borsistici. In più ci sono anche giochi borsistici in cui ci sono affossate aziende private, qual è la Enron, l'azienda americana che nel 2001 ha visto da un giorno all'altro, in meno di 24 ore, abbassare la propria quota azionaria da $86 a 26 centesimi di dollaro. Lì ci furono i dirigenti della Enron che vendettero giorni prima le azioni perché sapevano ci sarebbe stato il crollo, perché sapevano che c'era una gigantesca bolla speculativa sulle loro azioni, fatta da loro tra l'altro. Sappiamo del 2003 il crack della Parmalat, dove lì c'è un misto di aggiotaggio, falso in bilancio, bancarotta fraudolenta, spostamento di capitali nelle isole Cayman o altri paradisi fiscali. Conosciamo recentemente il Monte dei Paschi di Siena. Il Monte dei Paschi di Siena è paradigmatico per capire come può essere fatta fallire una banca, che è difficilissimo che una banca possa fallire. Però c'è un metodo in cui la banca può fallire, fallisce con il veleno che introietta lei, tra l'altro. È come quei serpenti che se non mordono, dopo un certo numero di giorni muoiono dal loro stesso veleno che non riescono a espellere dal corpo, tipo i mamba. Avendo nel proprio portafoglio una singola banca commerciale troppi titoli tossici, può fallire. E la Banca Monte dei Paschi di Siena, avendo parecchi, mi sembra 5 milioni di titoli derivati tossici, è andata incontro e stava per fallire se non fosse intervenuto lo Stato, circa 800 milioni. Poi lì col Monte dei Paschi di Siena ci fu anche delle acquisizioni strane sulla Banca Anton Veneta. Insomma, tutti questi fallimenti, tutte queste bolle speculative hanno come centro di smistamento di operazione la borsa. In più voglio ricordare, a livello di borsa, in quanto mercato secondario, il rapporto tra i titoli di Stato e i debiti pubblici. Ha già anticipato il ruolo che copre l'agenzia di rating in questo gioco. L'agenzia di rating valuta la solvibilità o meno del debito pubblico di uno Stato, e in base a questa solvibilità o meno si capisce qual è il pericolo del default di questo Stato. I tango bond argentini, o uno dei casi, avendo circa una 15 anni fa, ha ricordato lui il caso della Grecia, e anche noi non ci siamo andati molto distanti nel 2011. Prego. La solita domanda che viene fatta o ci viene fatta anche dai nostri familiari, dai nostri compagni di lavoro, dai nostri amici: caro Paolo, cari Caposaldiani, ma quando voi continuate a raccontarci di un mondo che è una follia unica, questa epoca è la più folle della storia dell'umanità, e chi non riconosce questo vuol dire che non sta capendo in quale mondo sta vivendo. Ma com'è che 7 miliardi di persone si fanno comandare da vampiro? Non hai detto tu 40
da 40.000, cioè una città di Parma comanda 6.999.960.000 persone. Com'è possibile? Beh, è ovvio che c'è tutto un lavoro di manipolazione, però, a livello antropologico. C'è una manipolazione gigantesca a livello di coscienze, a livello planetario. Perché quei 40.000, se non manipolassero preventivamente, non rendessero preventivamente acefali le cosiddette opinioni pubbliche, le opinioni pubbliche, è chiaro che non riuscirebbero a comandare. Quindi devono rendere naturali delle follie totali. Per esempio, per chi gioca in borsa, bisogna predisporre antropologicamente il fatto che una promessa, che è nella grandissima parte delle volte impossibile, venga conciliata all'interno del tempo storico. E se anche io vado male nella prima azione o nella prima obbligazione, c'è sempre altri miliardi di strumenti finanziari con i quali io posso investire e avere la speranza di arricchirmi. Questo perché? Perché il potenziale investitore è comunque all'interno di un'epoca storica in cui si impoverisce, vive la precarietà esistenziale, è smarrito, è depauperato, è privato del suo futuro, l'illusione della ricchezza. Certi titoli garantiti al 12-13-15% di interesse, e c'è gente che li acquista quei titoli lì, soprattutto obbligazioni. È ovvio, deve essere una platea di investitori che psicologicamente è molto fragile, è manipolata evidentemente, e quindi bisogna smontare in sede di azione politica il legame tra questo tempo storico nel quale io vedo realizzata la mia illusione di diventare ricco, con la promessa di una ricchezza che statisticamente non sa né da essere né da fare. Statisticamente, 4 secoli di borse valori, di azione delle borse valori, vedono i piccoli investitori, i piccoli risparmiatori come sistematica carne da macello. Negare questo vuol dire non comprendere il mondo in cui viviamo o in cui siamo. Tra l'altro noi siamo all'interno di quell'ultima fase di un'epoca che era peggiore delle epoche precedenti. 50 anni fa, 40 anni fa si stava leggermente meglio, non era là l'Eldorado, però si stava ancora, si riusciva a respirare, adesso non si respira nemmeno più. E il sistema, per tenere in piedi gli zombie, gli promette cose impossibili, lasciando apparentemente un tempo storico all'interno del quale questa promessa, questa illusione possa verificarsi. 0,1% dei casi. L'altro 99,9% è carne da macello, che a me invece sbattere il nasino contro una promessa impossibile. È ovvio che la premessa di tutto questo vede uno strumento finanziario fondato sulla moneta che è una merce, nel senso detto prima, che si moltiplica all'infinito, che riproduce all'infinito, come il veleno dal serpente. Il veleno dal serpente si riproduce all'infinito. La moneta strutturalmente debito come merce si moltiplica e si riproduce all'infinito. Entra nei corpi sociali, storici, politici, economici, infetta tutto il pianeta, e quei pochi 40.000, quando buttano la rete, poi drenano tutte le ricchezze o gran parte delle ricchezze del pianeta. Certo, io voglio ricordare che la moneta, quella sana, è un misuratore al pari di un metro e di una bilancia. Questa è una vecchia slide delle primissime lezioni. La ripristino e la riporto alla vostra attenzione perché è indispensabile comprenderla. Paragoniamola con altri due misuratori, la bilancia e il metro. Ieri sera mi sono pesato e la bilancia mi ha indicato 79 kg. Quella bilancia però non produce i miei 79 kg. Li misura, li certifica, li constata. Fine.
quello è il lavoro della bilancia. Non ha il compito di produrre i tessuti connettivi o tutto ciò che comporta l'esistenza dei miei 79 kg. Non ha niente a che fare con quei processi biologici, la bilancia. La bilancia misura, stop. Il metro, la cui unità di misura è in un museo francese di Parigi, mi sembra, ci può dire che quell'unità lì, da questa parete a quell'altra parete, è contenuta più o meno 10 volte. Cioè da quella parete a quest'altra sono 10 metri. Ma quel metro, che è un'unità di misura, che è un misuratore, non produce lo spazio che va da questa parete o quell'altra parete. Ok? Una moneta sana mi dice che questo banco, questo tavolo, costa 35 euro all'interno della comunità di cooperatori, di produttori, di consumatori sani, per i quali ha senso che questo banco abbia questo valore di 35 euro. Ma inizia e finisce lì il compito di una moneta sana, emessa dalla comunità politica, quindi dallo Stato. Quei 35 euro ti dice che è il costo economico di questo banco. Il valore economico è il banco, non il misuratore. Cos'è invece la moneta odierna? È una sorta di metro che produce distanze ed è una sorta di bilancia che produce chilogrammi. È un'assurdità. È una moneta che produce se stessa. In mano a pochissimi per dominare tantissimi. Dato non è nemmeno poi solo il tornaconto economico. Lì c'è proprio un'assurda logica di dominio che sta anche alla base. Cioè io domino te attraverso lo strumento denaro. La moneta sana invece, che c'è una nuova comunità che oggi non esiste, dove si produrrà con un certo criterio, non certo con la produttività di oggi, e si consumerà con un altro modo, diversamente da come si consuma oggi, quella moneta di misura soltanto che questo banco costa 35 euro e la maniglia di quella porta costa 18 euro, fine. Non esiste che con 18 euro, 35 euro, vado a comprare uno strumento finanziario chiamato swap, che tra l'altro è un titolo che di per sé non vive di propria natura, ma deve collegarsi a un titolo sottostante che a sua volta è un contratto tra un acquirente e un venditore intorno a titoli di Stato o obbligazioni ad essere una società SPA. Ma vi rendete conto in che gabbia di matti siamo? Ci rendiamo conto le pagine economiche del Corriere della Sera, della Repubblica, che parlano di queste cose come se fossero cose normali? Ci rendiamo conto che ci sono professoroni di economia lautamente stipendiati e che possono firmare articoli sul Corriere della Sera, sulla Repubblica, che intorno a queste follie, a queste baggianate, costruiscono e vivono di una fama che a definire criminale, a definire poco, ci rendiamo conto? Quando una persona parla di swap, o ne parla come ne parlava prima Luca in termini delle peri, ma non può parlarne come se fosse una cosa sana e normale o naturale. Riusciamo a capire questi passaggi? Perché se non capiamo questi passaggi a questo punto è inutile nemmeno parlare di ecologia, di geopolitica, di vaccini, di alimentazione, tutte tematiche interessantissime, nemmeno di gender, interessantissime. Ma se non colleghiamo queste tematiche a questi dati pseudonaturali di fondo, non riusciamo a capire la totalità dell'epoca in cui viviamo. Questo corso di formazione ha il compito soprattutto di mettere luce a questi passaggi. Non è una cosa naturale una borsa valori. È una cosa artificiale e di una brutta artificialità. Può avere senso i denti artificiali di un ponte, può avere senso l'artificialità di una protesi di chi ha perso un braccio, capisco quelle artificialità, ma gli strumenti finanziari non sono una buona artificialità, non se ne possono parlare nei quotidiani come Corriere della Sera, come la Repubblica o come Wall Street Journal, come se fossero cose naturali. Io non posso improntare programmi didattici in
vincola e autentiche gabbie di matti come le facoltà di economia e commercio, che ti trattano di queste cose come se fossero naturali e presiedono allo sviluppo dell'umanità. Ma quale sviluppo? Li sta mandando all'inferno l'umanità, queste loro pseudo naturalità. Queste non sono cose naturali. Noi teniamo corsi di economia e ce ne guardiamo bene da dire che non siamo economisti, perché un economista non faremo mai tenere noi corsi di economia, perché siano essi di sinistra, destra o centro, tranne rarissime eccezioni. Sono tutti polli da batteria che ritengono che il suo derivato e il titolo di Stato siano cose naturali, come erano naturali le lance di centurioni romani, come erano naturali i castelli del feudatario medioevale. Quelle erano cose naturali. Il suoco non è una cosa naturale, nemmeno il titolo di Stato è una cosa naturale. È ben peggio dell'eroina commerciata nei narcotrafficanti e dei boss mafiosi locali, ma ben peggio. Solo che per l'eroina che mette in collegamento il narcotrafficante colombiano e il boss mafioso siciliano, ci si alza in piedi e si dice sì, è reato, è una brutta cosa. Strumento finanziario non è naturale. No, non è affatto naturale, ben peggio dell'eroina e della cocaina, ma un miliardo di volte peggio. Attenzione, perché se anche nel mondo antagonista si indulge nel considerare naturali o comunque accettabili questi strumenti e queste logiche, si è già finito di fare qualsiasi azione politica degna di questo nome, ma anche azione culturale degna di questo nome. Non c'è un modo virtuoso di trattare il debito pubblico. Debito pubblico deve sparire. Non c'è un modo virtuoso per gestire le emissioni di titoli di Stato. È da folli ed è da pazzi che uno Stato debba emettere i titoli di Stato. Lo Stato deve emettere moneta, punto. Che poi deve essere emessa nel giusto modo, quello è un altro discorso. Perché sicuramente anche in sede di emissione della moneta, in uno Stato di turno ci sarà sempre il garruncolo di turno che vorrà fare il furbo, ok? Però lì entriamo in un altro tipo di ragionamento. Guai a considerare naturale il fatto che la moneta sia misuratore in un quarto d'ora della sua vita quotidiana, nelle altre 23 ore e 45 minuti invece ti produce in continuazione se stessa. No, tu cara moneta sana, quindi non quella odierna, quella di domani, speriamo già domani proprio in senso letterale, domani, prossimi mesi, anni, sia una moneta che invece misura come il metro, come la bilancia. Misura i 10 metri ma non produce i 10 metri, misura i miei 79 kg ma non produce i 79 kg. Ecco, analogia di una follia. Il sistema che si accorge che una parte della popolazione ritiene che invece c'è qualcosa di strano in tutti questi giochi monetari arlecchineschi, cabarettistici, e però tende a salvaguardare la naturalità dei giochi di borsa e semmai indica che vi siano delle patologie nelle lotterie nazionali o nei malati pensionati che consumano la loro pensione nel giro di due giorni nei video poker. In realtà c'è una comunione antropologica tra tutti questi tre. Chi acquista titoli in borsa è malato strutturalmente, consciamente o no, esattamente come chi prende un biglietto della lotteria nazionale ed esattamente come chi va a un video poker del bar accanto. Capisco che è forte la cosa, perché praticamente non so se qualcuno possiede qualche titolo, non so, ma non prendetela sul personale. Ammettiamo che i 7 miliardi siano uno, quell'uno lì, cioè l'umanità totalmente, totalmente intesa, gioca in borsa antropologicamente come va a prendere il biglietto della lotteria nazionale ed esattamente come va a giocare il video poker. Perché comune a tutte e tre c'è quella promessa di ricchezza in un tempo storico da lei intesa come ragionevole, poi sempre dilatato nel tempo per il 99,9% di chi gioca in borsa, prende il biglietto della lotteria nazionale o chi
gioca al videopoker. C'è lo 0,1 che può dire parzialmente di aver guadagnato qualcosa. Ma totalmente intesa l'umanità, facciamo finta che sia una persona, l'umanità, composta da 7 miliardi di persone, ha una sorta di comunione antropologica nell'accettare questa follia. Comunione antropologica. Dobbiamo lavorare su noi stessi. Anche l'aggressività, a volte incontrollata, con cui espongo i concetti, è un'aggressività che probabilmente fa comodo al sistema, perché nel momento in cui il singolo Paolo, così come il singolo Simone o il singolo Luca, esprimono dei concetti, li esprimono in maniera tale che quel concetto si arresta al momento della rabbia e non verrà transitato questo concetto. Questo è il gioco sottile che il sistema fa anche con noi. Non verrà transitato invece in un'azione ragionata, razionale, pacificata, magari indignata, e però che aiuta coloro i quali invece vedono la nostra rabbia ad avvicinarsi a noi anziché starsene lontani. Questo è il sistema più criminale, ma al tempo stesso il più geniale e più intelligente nel gestire le nostre coscienze. Quindi c'è molto da lavorare anche su ogni singola persona di questi 7 miliardi di appartenenti al genere umano. Perché lavora su tutti e 7 miliardi questo sistema qua, per fare apparire queste follie cose naturali. E poi anche se qualcuno, magari tra i 7 miliardi, si rende conto che queste sono follie, fare in modo che siano innocui dal loro punto di vista. Ecco, abbiamo messo per ultimo l'elenco degli strumenti finanziari, in realtà l'avremmo voluto mettere prima. Swap, hedge fund e futures ineriscono alla categoria dei derivati. Cioè 1, 2, 3 sono questo, cioè non sono cose separate. Su azioni e obbligazioni abbiamo parlato prima. Lui parlava prima della stranezza dello strumento finanziario che si chiama derivato, che addirittura è materia di confusione anche per i magistrati. O causa io un perito econometrico, ho chiesto se lui era in grado di capire. Perché ha fatto una perizia con un ricalcolo di diritto bancario. Ma per quale motivo? È complicato anche dal punto di vista giuridico analizzare il derivato, perché il derivato come titolo, come strumento finanziario, in sé per sé è un nulla, non vale. Deve per forza agganciarsi ad un altro titolo, sia essa un'azione, sia essa un'obbligazione. Non sono algoritmi? No. Sì, anche, ma il loro compito è di essere una scommessa, scommessa o polizza assicurativa, una scommessa, i futures sono una scommessa, riferita comunque ad un altro titolo. Cioè, mentre l'azione è l'azione di una società ed è un titolo diretto, è un investimento diretto, l'obbligazione è un prestito alla società, è un prestito diretto che mette in comunicazione l'investitore con la società o lo Stato che emette un titolo di Stato. Il derivato mette in comunicazione l'acquirente non direttamente con i due contraenti, per esempio chi emette titoli di Stato e lo Stato che deve onorare il debito del titolo di Stato. No, lo mette in comunicazione con un elemento terzo, che è un'agenzia assicurativa nella maggior parte dei casi, che attraverso questo titolo soprastante, che si chiama derivato perché deriva da un altro titolo, garantisce che nel caso fallisse la solvibilità, per esempio sto parlando dei derivati swap legati al debito pubblico della Grecia. E si chiamano derivati perché derivano da qualcos'altro, non vivono di vita propria. Notate l'assonanza del derivato con la moneta che se non entra in un circolo produttivo vale zero. Augusti diceva che tu puoi stappare 1 miliardo di euro in un'isola deserta valgono zero.
devono trovare là sull'isola deserta un qualche sistema X ciclo produttivo, e il capitalista sfruttatore è il migliore dei sistemi per il banchiere, in cui quella moneta strutturalmente debito deve essere continuamente richiesta. E il derivato ha questa assonanza con la sua sorella moneta debito, perché non è uno strumento finanziario paragonabile immediatamente all'azione o all'obbligazione, no, deve per forza di cosa derivare da un qualche titolo precedente. Lui parlava prima della faccenda di Morgan Stanley, che con il governo Berlusconi, appena insediato nel 1994, fece un accordo. L'accordo era di questo tipo, state attenti a roba. I derivati erano uno strumento finanziario da poco ideato, tutte a Londra le vengono ideate queste porcherie qua. C'è tutta un'ingegneria finanziaria che è peggio della geoingegneria, uguale e uguale. Io Morgan Stanley garantisco a te, governo Berlusconi, che se qualche tuo ministero non può finanziare immediatamente i tuoi progetti, te li finanzio io in cambio di titoli di Stato. Tu dai dei titoli di Stato a me, io ti finanzio e quindi mantengo quei flussi di cassa che sono obbligatori per fare in modo che il tuo programma di governo vada a buon fine. Tanto dopo un anno lo fecero già fuori il primo governo Berlusconi, ma c'è quello che è un altro discorso. Usando un derivato swap, Morgan Stanley, ripeto la storia raccontata qui prima, Morgan Stanley ovviamente però per avere lì dei titoli di Stato in portafoglio in cambio che siano credibili, chiede la garanzia al governo Berlusconi che quei titoli di Stato siano garantiti da un giudizio di un'agenzia di rating per il quale quel giudizio sostiene che l'Italia riesce a essere solvibile dal debito con una certa tranquillità. Nel contratto tra Morgan Stanley e Silvio Berlusconi c'era una clausola: nel caso di qualsiasi agenzia di rating, che sono le tre più cinesi che ho nominato tu prima, una di queste tre, perché in Europa la Dagong non può agire, possono agire la francese e le due americane, nel caso declassasse la solvibilità del debito sotto una certa giudizio, che mi sembra fosse BBB, cosa del genere, io Morgan Stanley posso rescindere il contratto e tu mi devi pagare una penale di svariati miliardi, di centinaia di milioni di euro, che allora erano miliardi di lire. 17 anni dopo la Standard & Poor's declassa il debito dell'Italia, non al punto da definirla a rischio di default come la Grecia qualche anno fa, però è di essere al di sotto di quella soglia per la quale il contratto di 17 anni prima tra la Morgan Stanley e Berlusconi dava luogo alla Morgan Stanley di rescindere unilateralmente e aver diritto a una clausola miliardaria. Qual è la stranezza? Che la Morgan Stanley è azionista però della Standard & Poor's. Quindi altro che il conflitto di interessi di Rete 4, Canale 5 di quel papeo di Berlusconi. Questo è un conflitto di interesse che va a colpire una nazione ed è un miliardo di volte peggio dell'eventuale conflitto, anzi per sicuro conflitto di interesse che c'ha l'imprenditore Berlusconi rispetto agli impegni economici che c'ha i 7-8 rami dell'economia finanziaria nazionale ed internazionale. Ben peggio. Prego. Per l'ultima slide facciamo le regole, quelli sono gli agenti sociali del capitalismo finanziario. Li abbiamo già elencati tutti. A regola avremmo dovuto inserire anche le grandi multinazionali, cioè il grande capitale, perché effettivamente sono tutte quotate in borsa, quindi agiscono anche. Fate finta che ci sono anche le multinazionali, ok? Perché sono quelle che poi o emettono l'obbligazione o ricevono l'azione, sono quelle che le danno luogo al mercato azionario oppure emettono bond e le obbligazioni con le quali ricevono prestiti dal mercato. Abbiamo messo le società di rating per il motivo suddetto, sono tutte società quotate in borsa, anche le società di rating, e molte azioniste delle società di rating sono quelle banche internazionali, i fondi di investimento, i gruppi assicurativi, quelle banche internazionali e quelle banche commerciali che nel loro portafoglio hanno miliardi e miliardi di dollari o di euro o di rublo
di titoli di Stato. Più un conflitto di interessi di questo si muore. C'è il sistema bancario globale, banche commerciali, per il loro ruolo di intermediari finanziari e perché nel loro portafoglio hanno parecchi di questi strumenti, alcune piccoline sono morte comunque, sono fallite, perché è l'unico modo con il quale può fallire una banca è quello, se nel portafoglio hanno troppi titoli tossici, cioè non solvibili, perché di questi derivati qua parecchi sono, arrivano ad essere insolventi, a non essere pagati poi alla fine. E le banche centrali? Ora, i più attenti di voi mi direbbero, ma Paolo, nello statuto di una banca centrale non c'è quella di commerciare in borsa con strumenti finanziari. Però, qual è la particolarità che rende complice nell'agibilità del gioco della finanza anche le banche centrali? Conoscete le modalità di emissione delle banche centrali? Facciamo un po' di ripasso. C'è l'emissione classica, io do a te Stato Italia euro, la parte di euro ovviamente stabilita a Francoforte per quello che spetta l'Italia, in cambio mi dai titoli di Stato, okay? Emissione classica. Finanziamento a lungo termine, do dei prestiti mirati a banche commerciali in cambio di titoli di Stato, cioè devono acquistare titoli di Stato a garanzia. E la terza modalità qual è? La quantitative easing, bravissimo. Quantitative easing cosa vuol dire come traduzione? Spiego te che sei. Vuol dire alleggerimento quantitativo. È un prestito che la banca centrale fa a una platea di banche commerciali in cui fa questo ragionamento la banca centrale. Io ti do liquidità. Dopo facciamo raccontare ai servi del Corriere della Sera della Repubblica con quella liquidità finanzi la piccola impresa, le libere professioni che se non finanziano nulla, se non il 3-4%, l'altro 95% speculano pure con quella liquidità. Però facciamoci bene sulle pagine economiche dei quotidiani di regime e addirittura passa come un benefattore il banchiere centrale che fa la quantitative easing. Ma in cambio cosa vuole in cambio di quella liquidità? Titoli di Stato o titoli tossici addirittura che sono nel portafoglio delle singole banche commerciali. Quindi pensate quanti fallimenti con la quantità di easing anche di piccole e medie banche vengono evitate. Perché quel titolo tossico se va nel portafoglio della banca centrale, per definizione la banca centrale non può fallire, se muore lì il titolo tossico, il ciclo monetario non viene intaccato. Però ci rendiamo conto che è complice la banca centrale quando fa l'alleggerimento quantitativo, quando fa la quantitative easing, nel gestire titoli tossici che sono nel portafoglio delle banche commerciali. Certo, poi la banca centrale, la BCE di Draghi, non può poi usare quei titoli lì per giocare in borsa, se li deve tenere fino alla scadenza nel proprio portafoglio. Quindi è corresponsabile anche nei giochi dell'alta finanza delle banche centrali. Poi la parte delle ore l'ho lasciato per ultimi. Sono questa gente qua, fondi di investimento, gruppi assicurativi e banche internazionali. Le banche internazionali sono delle particolari banche commerciali che possono trattare qualsiasi tipo di titolo in tutto il pianeta. Questi nel loro portafoglio detengono tutti i titoli possibili e immaginabili, danno luogo a compravendite di tutti i titoli in tutte le borse. Se vogliono, ti ammazzano l'economia di una nazione pilotando delle compravendite di titoli, soprattutto i titoli di Stato, dall'oggi al domani hanno questo potere. Quando hanno attaccato il rublo per rompere le scatole a Putin, al mercato del petrolio hanno fatto abbassare il prezzo del petrolio, ha perso il valore il rublo, la banca centrale russa, che non è innocente, però ha già più controlli da parte dello Stato che non le banche centrali europee, ha dovuto emettere il rublo con tassi di interesse più alti,
e quindi la valuta del rublo è andata abbassandosi e ha messo in ginocchio per un certo periodo la Russia, roba di 2-3 anni fa, non molto tempo fa, per esempio. Dietro tutto questo ci sono soprattutto queste tre categorie: fondi di investimento, gruppi assicurativi, banche internazionali, che sono apolidi. Poi in questo momento storico usano l'imperialismo americano come loro gendarme geopolitico militare. Ma non sono gli Stati Uniti d'America potenti in sé, sono potenti nella misura in cui questi apolidi gestiscono geopoliticamente e militarmente gli Stati Uniti d'America. Questo è un altro passaggio da avere ben presente. Noi siamo anti-americani, oltre per gli aspetti culturali, per i quali la cultura americana è quanto di peggio ci sia per l'umanità, ma a parte quello, siamo anti-americani perché l'imperialismo americano è uno strumento in mano a questa gente qua. Questo mi preme sottolinearlo.